Ciao a tutti! Io sono Luna e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Mi piace moltissimo viaggiare e in questo momento sono negli Stati Uniti. Nel video di oggi impareremo ad usare l'espressione mi piace o non mi piace. I like or I don't like. E lo faremo parlando di 5 cose che mi piacciono negli Stati Uniti e una che non mi piace. Siete pronti? Let's learn Italian! Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Ma adesso passiamo alle 5 cose che mi piacciono negli Stati Uniti. Fate attenzione durante il video a come uso l'espressione mi piace. Numero 1. La natura e i paesaggi. Gli Stati Uniti sono enormi, è un paese grandissimo e c'è una grande varietà per quanto riguarda la natura. Io ho visitato in particolare 2 stati, l'Arizona e lo stato di Washington. Il clima è caldo quasi tutto l'anno. È possibile fare delle lunghe passeggiate nel deserto e ci sono dei bellissimi parchi nazionali come il Saguaro, dove puoi trovare dei cactus grandissimi. Mi piacciono molto le casette colorate a Tucson, una città nel sud dell'Arizona. Mi piacciono i panorami mozzafiato del Grand Canyon e mi piace molto Sedona, con le sue rocce rosse e la sua energia New Age. Lo stato di Washington ha un clima più freddo e la natura è caratterizzata da boschi e foreste incontaminate, ma anche da spiagge e da laghi immensi. Mi piace molto la città di Seattle, ma basta prendere un traghetto per visitare le isole vicine. Puoi fare sport immerso nella natura. Io preferisco andare in bicicletta, ma i più coraggiosi fanno kayak per vedere da vicino balene e orche. Numero 2. New York City. In contrasto con la natura, i paesaggi, la calma, la tranquillità, c'è una grande città come New York ed è davvero una delle mie città preferite. Cosa mi piace a New York? Mi piace tutto. La città che non dorme mai offre davvero tutto ciò che desideri. Gli italiani sognano di visitare New York almeno una volta nella vita. I grattacieli, i taxi gialli, le luci di Times Square e Central Park rendono unica questa città. Se ti piace la cucina internazionale, ci sono i migliori ristoranti del mondo, ma è possibile anche trovare un'ottima pizza newyorkese, come quella di Joe's Pizza. Se ti piace fare shopping
tutte le tendenze della moda sono nei negozi a Soho o sulla Fifth Avenue. Se ti piace l'arte, puoi visitare musei come il Metropolitan, il MoMA, il Guggenheim e alla fine della giornata puoi guardare il tramonto a Brooklyn. Numero 3. I supermercati. Ebbene, sì. In Italia abbiamo tanti supermercati, grandi supermercati, ma quando sono arrivata negli Stati Uniti ho scoperto che per ogni prodotto qui c'è una grande varietà. Ci sono anche tanti prodotti che in Italia non ci sono. Parliamo per esempio dei salad dressing. In Italia, per condire un'insalata, noi usiamo olio, sale, aceto e limone. Ma qui ci sono davvero tanti, tanti salad dressing e a volte per me diventa difficile anche scegliere come condire un'insalata. Per fortuna ci sono anche tanti prodotti italiani. E allora, quando mi manca il mio paese, mi piace andare in un supermercato, per esempio come Italy, e poter comprare lì dei prodotti italiani come la mozzarella della Campania. Numero 4. I coffee shop. Allora, io sono italiana e amo l'espresso, ma voi sapete che noi beviamo l'espresso velocemente al banco in meno di un minuto e invece passiamo molto tempo a tavola durante un pranzo o una cena. In America invece si mangia molto velocemente. Conoscete i fast food. Ma quando si prende un caffè, si possono passare ore in un coffee shop. Numero 5. Le Little Free Libraries. Mi piacciono tantissimo queste mini biblioteche dove è possibile prendere in prestito un libro. È un modo davvero meraviglioso di diffondere la cultura in maniera gratuita. E questa è proprio una delle mie preferite. E adesso è arrivato il momento di parlare di una cosa che non mi piace negli Stati Uniti, ed è la pineapple pizza. Non è possibile offrire ad un'italiana negli Stati Uniti una pizza con l'ananas. No, in Italia non esiste. Se andate nel mio paese, difficilmente potete trovare una pineapple pizza. Davanti ad una delle pizzerie storiche di Napoli, Pizzeria Da Michele, troverete un cartello come questo. E adesso passiamo al verbo piacere, to like. In italiano mi piace, non mi piace, mi piacciono, non mi piacciono. Ha una struttura grammaticale diversa dall'inglese. Ma una cosa vi può aiutare ad usare questa espressione. Mi piace e non mi piace è sempre
seguito da una parola al singolare o da un verbo all'infinito. Per esempio, mi piace la pizza. Non mi piace la pizza con l'ananas. Mi piace viaggiare. Non mi piace cantare in pubblico. Mi piacciono e non mi piacciono, invece, è sempre seguito da una parola al plurale. Per esempio, mi piacciono i gatti. Non mi piacciono i ragni. Spero che sia più chiaro l'uso di mi piace e non mi piace. Se avete dei dubbi, potete scrivere qualcosa nei commenti in basso e io posso aiutarvi. Grazie mille per essere stati con me e ci vediamo presto. Ciao!